Ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! E finalmente si sta avvicinando di nuovo Halloween e quindi ritorniamo nei negozi a vedere che cosa vendono di così spaventoso, esatto, per questo evento. Andiamo! Eccoci qui! Negozio... Ah no, non sei un pupazzo! No, mi sono sbagliata, no, stanno là i pupazzi, ok. Vediamo cosa vendono di spaventoso! Proviamo Paola! Sì. Non mi sembra molto spaventoso, Paola. Sì, aspetta, aspetta. Oddio, aspetta, fammelo inquadrare. Mi metto di qua. Aspetta, eh. Oddio, già c'ho paura. Dai. Che devono alzare un po' il volume dell'ululato, però, perché si sente poco. Vai, ma tristezza. Ha finito. Ah, ecco. Ma l'anno scorso erano più spaventosi. Vabbè, diciamo che siamo appena agli inizi. Vediamo quest'altro, uno spaventapasseri, Paola. Ecco. Ma non ci hai messo paura? Sì. Sta ridendo. Vediamo il fantasma. Allora sì. O siamo noi che siamo più coraggiose rispetto all'anno passato, o questi pupazzi sono un po' scadenti. Va bene. Andiamo insomma in giro un attimo a vedere che maschere vendono, dai. Stiamo girando questo video che sono i primi giorni di settembre, quindi diciamo che manca un bel po' ad Halloween, però abbiamo visto che già avevano allestito il negozio e quindi abbiamo deciso intanto di entrare. Guarda Paola, lì ci sono tutte i travestimenti di Fortnite. Guardate che simpatici questi cestini per accogliere i dolcetti. Cestini, sacchetti, insomma, vabbè. Paola, ma questo mette un po' paura, non mi piace. Sì. Guarda lì, Paola, il cappello a forma di hamburger. Ma è carinissimo. No, non lo provare. Non male. Guardate questa maschera! Oh, ma quelle siamo noi! Guardate ragazzi, nuova maschera! Ma io scherzavo! Oh, Paola mi sta facendo una carezza! Jason! Questa maschera dello squalo non è che sia molto credibile, Paola. Proviamo al piano di sotto, dai. Devo sbrigarmi a fare le riprese, altrimenti con la musica in sottofondo mi bloccano il video. Ricordo infatti che esattamente in questo negozio l'anno scorso ci avevano bloccato il video, proprio per questo motivo, perché si sentiva troppa musica. Comunque, come potete vedere, sì. Come potete vedere, il negozio è praticamente vuoto ancora e devono insomma finire di allestirlo perché evidentemente è troppo presto. Però abbiamo un manichino vivente, un manichino in movimento, come si dice? Un manichino che si muove, un manichino danzante. Sì, ok, grazie. E niente, in mezzo a tutti questi scheletri, benissimo, e a questa cosa qui. Ah, guarda, il ragno saltante, ti ricorda qualcosa? L'anno scorso Paola si prese un bello spavento con quel ragno. Pensa se si muove all'improvviso. Gli zerbini.
Paola, hai visto qualcosa? Ragazzi, sono le patatine. Sono patatine molto famose qui. Oh, un pacchetto di patatine come costume. Non male. Oh, Paola ha trovato qualcuno con cui salutarvi. E vabbè, ma sei scadente, però è triste. Vabbè, non fa niente. Salutiamo lo stesso i nostri amici, Paola, dai. Vabbè, questi sono tristi, su, ritorneremo appena ne metteranno altri. Ciao a tutti ragazzi, un assaggio di Halloween.